Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo proporvi alcune decorazioni da aggiungere al nostro planner o alla nostra agenda, oltre che alle decorazioni classiche che vediamo ogni mese quando andiamo a realizzare la copertina del mese o le decorazioni dei giorni stessi, volevo proporvi altre decorazioni, arricchire il nostro planner o la nostra agenda. Oggi ve ne proporrò alcune. Iniziamo con le tag sono praticamente quelle più diffuse, quelle più utilizzate, e le possiamo realizzare così e utilizzarle così da inserire dentro le taschine della nostra agenda, sia quelle trasparenti sia quelle che realizziamo noi, come in questo caso una semplice bustina, ve l'ho fatto vedere nel video decorazione di marzo, e decorano anche l'esterno con questi nastrini, quindi l'effetto poi finale è questo qui. Però si possono usare anche come segnalibro, però in questo caso vi consiglio di utilizzare delle tag più lunghe, quindi se le fate a mano di realizzarle più lunghe. Queste qua sono state fatte da me, se volete sapere come farle, volete un tutorial, scrivetemelo giù nei commenti. Un'altra decorazione diffusa è il segnalibro classico, in questo caso è stato fatto da me, vi ho fatto già un video, ve lo lascio qui, ed è molto carino da mettere all'interno, anche perché grazie a questo ciondolino che ho messo qui, in questo caso una nappina, però potete utilizzare qualunque tipo di ciondolo, poi chiudendo il planner noi andiamo poi a ritrovarci la nappina fuori, quindi decora anche l'esterno. Un altro segnalibro, diciamo, un po' strano, potrebbe essere una collana, ovvero questa idea mi è venuta grazie a delle mie committenti che mi hanno confessato che le collane che acquistano da me non le utilizzano come tali, quindi non le indossano, ma le utilizzano per decorare varie cose oppure le appendono, e mi è venuto in mente che veramente si possono utilizzare diversamente, perché spesso magari sono troppo vistose, sono belle ma vistose, e mi è venuta l'idea di utilizzarle proprio come segnalibro, e questa cosa mi piace molto, non so voi, però ora vi faccio vedere, guardate un po', molto carina, perché poi ci ritroviamo il ciondolo fuori e decora appunto l'agenda, e mi sembra molto carino. Ovviamente si può fare anche più lunga la collana, dipende dove volete che il ciondolo arrivi, e mi piace molto come idea. Poi un altro modo in cui io decoro l'agenda, almeno io, è una cosa molto personale, sono le card. Metto delle card all'interno, in questo caso ho fatto questa qui, che ho poi plastificato, un semplice disegno però che arricchisce molto l'interno dell'agenda. Per esempio questa parte è molto poco decorata, non c'è granché, solo scritte. Andandoci a inserire questo disegno andiamo un po' a ravvivare e rendere più allegra la pagina, ecco. E si possono fare vari tipi di card, anche le shaker card, però queste cose poi ancora ci devo arrivare, vi farò dei tutorial poi in seguito. Poi ovviamente ci sono le clip che possiamo utilizzare sia per segnare una pagina sia per fissare un foglio volante all'interno della nostra agenda per evitare che si perda. E come renderle più carine? Ci sono vari modi, varie cose che possiamo andare ad incollare semplicemente qui su. Ovviamente io voglio inserire delle cose che ho realizzato io, ovviamente. Si possono utilizzare sia dei disegni che andremo a plastificare così si irrobustiscono un po', sia delle decorazioni, per esempio questa qui è una decorazione in resina, però voi potete prendere anche un ciondolino, una qualunque cosa. Iniziando con l'immagine in carta, per irrobustirla dobbiamo andare ad utilizzare lo scotch trasparente, dobbiamo andare a plastificare senza plastificatrice questo disegno. Se avete la plastificatrice ancora meglio, più facile, però poi se si stropiccia un po' non fa niente, tanto dobbiamo andare a ritagliare il tutto.
adesso dobbiamo incollare la nostra immagine alla graffetta, però io utilizzo la colla QQ, questa qui, ma molti utilizzano la colla a caldo che io odio. Odio, non ho mai sopportato la colla a caldo tutta la mia vita e di certo non inizierò adesso ad utilizzarla. Adesso per rendere un po' più carino e irrobustire ancora di più la nostra clip ed evitare che si possa rovinare col tempo, andiamo ad inserire un pezzo di gomma Eva oppure il feltro. Ecco qui il risultato. Poi si potrebbe anche utilizzare la graffetta diversamente, per esempio con un ciondolo, diciamo. Io vorrei realizzare questa graffetta con questo ciondolo che dovrebbe andare così. Ora vediamo se riesco. Vado a unire il ciondolo e la graffetta. Questo qui l'ho fatto io con la carta shrink, quindi la carta quella che si ridimensiona con il calore. E questo è il risultato. Mi sembra molto carino. È piatto, quindi non dà particolari problemi, particolare fastidio. Ultima idea è un segnapagina calamitato, quindi abbiamo bisogno di una calamita di queste qua sottili. Io l'ho staccata da una parte. È un cartoncino. Io voglio utilizzare questo che ho già utilizzato nello scorso video di marzo, appunto dove decoravo marzo. Ecco qui finito il segnapagina. Alla fine ho dovuto togliere quelle calamite perché non funzionavano assolutamente. Ho dovuto mettere delle mini calamite che avevo e funzionano benissimo. Ed in più ho messo questi due pezzi di cartoncino per rendere tutto più carino. Ed ecco qui inserito. Sta molto bene e si può anche mettere in questo modo, per segnare appunto la pagina che ci interessa. Si possono creare di tutte le forme e di tutte le grandezze. Magari in futuro vi farò un video un po' più dettagliato su come realizzarli e magari faremo qualcosa di molto più particolare. E questo è tutto, ragazzi. Io spero che queste idee vi siano piaciute. Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto quale vi è piaciuto di più e quale vorreste vedere in un video tutorial. Qualcosa di un po' più elaborato, magari vedremo. Io vi mando un grande bacione. Vi ricordo come sempre di mettere un bel pollicino in su se vi è piaciuto il video, di iscrivervi, di attivare la campanellina e di seguirmi anche nei miei social, Facebook ed Instagram. Io vi mando un grande bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!